Riprendiamo dalla Mishnah, mi sa, stavolta, perché Sì, prima. riprendiamo dalla Mishnah, beh. Devo farlo per forza io, sì, mi saluto per me. Vabbè. Riprendiamo la Mishnah. La Mishnah, siamo a metà del 27b, c'è un argomento completamente nuovo. Se prima la Mishnah e la Gemara avevano trattato delle persone che erano squalificate per comportamenti dal testimoniare, da essere giudici, stavolta invece affronta il problema dei legami di parentela. Veluena Krovin. Questi sono i parenti squalificati dal testimoniare o dal giudicare. Io No? direi inadatti, squalificati mi sembra un po' Va pesante. bene, i dadatti. Prima erano squalificati perché si sono comportati male, stavolta sono inadatti. Va bene. Impediti, non so. In ebraico è sempre lo stesso, è sempre psulim, quindi Sapete come traduceva il mio maestro di Gemara Pesulim? Fasullo. Fasulli. Fasulli. Fasullo. Ma che non possono, questi sono che non possono. Vabbè, questi sono i parenti e sono il fratello del padre, il fratello della madre, il marito della sorella, sembra Michel Brach, il marito del, no, aspetta, Ubal Achotima, figlio della sorella del padre, Il marito della sorella del padre, no, Bala del Otavit, padre, sì. Ubala Hotima. Ubal Achotima, anche il marito della sorella della madre, Ubalimo, e il marito della madre, se si è risposata, Vechamiv, e il suocero, Vegisò, e il cognato, e Nuvnem, Chatanem, loro, e queste persone che ho appena citato, i loro figli e gli eventuali coniugi di queste persone che ho appena citato, Vechorgò, ed è il figliastro, figlio del primo matrimonio della moglie, Levadò. In questo caso però è solamente lui e non eventuale moglie, figli di questo figliastro. Amar Rabbi Yosef, Zeh Mishnah Rabbi Akiva. Questa è la versione della Mishnah di Rabbi Akiva. Non ho capito questa cosa, Mishnah Rabbi Akiva, Mishnah Ma Rishonah. la moglie, chiedo scusa, ma la moglie e il marito non sono in questo elenco, quindi possono No, moglie e marito testimoniare. sono scontati. Ah, sono scontati. Contate. Grazie. Marito e moglie sono considerati un'unica cosa, quindi, Ah, ah. lo salta per quello. Mentre la precisa, che invece anche teoricamente, se dice il figlio del padre, oppure il padre dovrebbe essere uguale per la madre in questo caso. Il problema è che lo vedremo dopo, è che il verso da cui si deduce tutto questo è un verso in cui si parla di padri e non di madri. E quindi c'è bisogno di precisarlo. Ho capito, grazie. Questa è la Mishnah, è la versione della Mishnah di Rabbi Akiva, ma la prima Mishnah, Dodò, si aggiunge anche No, non si è aggiunto, attenzione. Allora, no, questa è la cosa. una Allora, terza questa versione. Mishnah fino adesso era Rabbi Akiva, va bene? Questo così. Dopodiché c'è una Mishnah Rishonah, un'altra Mishnah sostanzialmente, che non era Rabbi Akiva e che in realtà adotta un criterio diverso. Quindi in realtà gli esempi che fa sono esempi, però in realtà il criterio cambia completamente. Qui il criterio è quello di vicinanza in generale. Okay? Di vicinanza, poi la Torah, il Gemara parlerà dei vari tipi di vicinanza su cui io personalmente mi perdo poi, però sorry, di vicinanza. La Mishnah successiva adotta un criterio diverso. Vediamo un po' qual è il criterio. Posso chiedere una cosa? Sì. Ma è abbastanza che la Mishnah si chiami Mishnah, cioè si riferisca a se stessa e dia due alternative. Succede altre volte, succede spesso. Questa è la Mishnah, eccetera, eccetera.
Difficile di, non so, vabbè, può dare, sinceramente non è che conosco tutto, quindi può dare, allora, a volte succede che dicono questo è l'opinione di Rabbi Meir, questo, certo. usare il termine Mishnah è un po', mi sembra un po' strano, raro, sicuramente c'è altre volte, ma è più raro. Ho capito. Però identificarsi in questo caso come l'insegnamento di, Sì. cioè l'opinione di, l'insegnamento di. Perché comunque Mishnah è insegnamento. E la Mishnah è lo zio e il figlio dello zio, quindi il cugino, Vekol Haroui LeRoshò, e ogni persona che sia adatta a ereditare a loro. Quindi qua Ecco. indica la paternità, giusto? Sì, patrigna nell'eredità. Insomma, questo è il criterio, è quello dell'eredità. Il criterio che usa qui, in quest'altra Mishnah, è quello dell'eredità. Chi può ereditare, insomma, praticamente. Visto che l'eredità è per parte paterna, a questo punto in realtà vengono esclusi i parenti della madre, perché non rientrano nell'eredità. Quindi questa Mishnah adotta un criterio completamente diverso, che è simile al criterio precedente, che è quello del problema economico. Okay? Il criterio che poi non diventa halakhah, che è quello secondo cui l'Ed Hamas, il testimone non valido, è uno che ha commesso una vera, ma che ha commesso una vera che riguardi questioni economiche, che abbia a che fare con questioni economiche. E anche qui si fa rientrare anche questa questione della parentela Sì. nella questione economica. Non è l'alaha, non è questa l'alaha. Comunque. L'alakha è invece il criterio, l'alakha è secondo quello, la Mishnah di Rabbi Akiva, secondo cui la questione è quella della vicinanza. Ricordo la battaglia Ve ola karovlo beotasha. ed ogni persona che era parente nello stesso momento. Nello stesso momento indica le due situazioni. A, nella prima situazione che nel momento in cui ha visto quello che poi successivamente testimonia. B, la seconda situazione della Tasha, è nel momento in cui va a testimoniare. In entrambi i casi, se in quel momento sia che ha visto, sia che ha testimoniato, è parente, non è adatto a testimoniare o a giudicare. Però se era parente e poi non è più parente, perché nel frattempo è divorziato, qualcuno è morto e quindi si è spezzato questo legame di parentela, Arezzo è kasher. In questo caso è kasher. Rabbi Yehuda limita anche questa apertura perché dice a filu met abito, anche se nel frattempo è morta la figlia era sposata con qualcun altro, e yesh lo banim, ha dei nipoti, mimmenna, are ze karov. Però in questo caso è considerato parente. Perché? Perché probabilmente c'è una questione di eredità, quindi si ritorna al principio. No, no, forse no. Forse qui è un criterio più generale. Qui è un criterio che in realtà riguarda anche la prima Mishnah, anche l'opinione di Rabbi Akiva. Se sono la parentela è mantenuta in qualche modo viva dalla presenza di figli. Il legame è mantenuto vivo dalla presenza dei figli. Ok, poi qua introduce un'altra cosa, un altro che è un legame che ci potrebbe essere tra il testimone e la persona in giudizio. Aoè ve'assonè, la persona una persona che ama e una persona che odia. Chi è questo Oev? Oev ze shoshvino, la persona che ama un'altra, cioè che ci tiene a un'altra. E Shoshvino, Shoshvenim è quello che abbiamo visto in Masechet Ketuvot, che sono gli amici dello sposo che lo aiutano, contribuiscono, se ho capito bene, alle spese del matrimonio. Non necessariamente contribuisco all'organizzazione del matrimonio, L'organizzazione. a organizzare il matrimonio. Questo è il Shoshvin. Quindi una wedding planner dovrebbe essere il Shoshvin. Okay.
Ok, non so come la chiamerà, ma questo è un esempio per tutti o solamente questa categoria? Cioè, questa categoria dello Shoshvin è un esempio per tutti, cioè è un esempio. No, allora no, è l'esempio minimo. Ah, è il minimo. È il minimo, cioè Shoshvin è uno che è amico in quel momento lì, poi magari non si vedono più, ok? Il minimo di Oev è il Shoshvin, dopodiché l'amico intimo, che è sempre amico, è ancora maggior ragione. Ok. Sonè invece la persona antipatica, Sonè che lo odia, col shelo di Berimo Shloshayamim. Ogni persona che non ha parlato con quello in giudizio per 3 giorni Beva. beva con risentimento, con rancore. Amar lo non esce di Israele al kach Amrullo, Brullo, soprattutto. perché sono Hachamim, Sì. dicono i maestri, no, in questo caso è da respingere perché Israele non possa, il popolo, gli ebrei non possono essere sospettati di testimoniare il falso sulla base del sentimento, cioè non è Quindi la storia del Oeve e del Sonè viene respinta sostanzialmente. Quindi non abbiamo questa regola per cui un amico non può testimoniare, un nemico non può testimoniare. Non arriviamo a sospettare che per sentimenti verso una persona si possa testimoniare il falso. Questo è... Anche perché veramente escluderemo un mare di gente. chiaro. Il criterio amico e nemico è questo, che so, no, veramente rischiamo di escludere buona parte delle persone, fra esclusi per avvera, esclusi per parentela, a questo punto non abbiamo più testimoni. Soprattutto quelli che li conoscono, cioè che conoscono i fatti, che sono abbastanza vicini. Il In resto è genere assolutamente sono storia. vicini. No, pure perché anche in società tribali dove tutti sono parenti di tutti diventa veramente difficile poi di. Va bene. Ok, Gemara, Minane Mili, qual è la base testuale sulla Torah per queste affermazioni della Mishnah? Da dove traiamo queste parole? Detanu Rabbanan, perché insegnano i maestri, lo yum tu avot al banim. Non verranno puniti, letteralmente, non verranno puniti i padri per le colpe dei figli, e ovviamente anche. Letteralmente no, traduciamo letteralmente, perché su questo poi la Camera porrà una domanda. Non verranno fatti morire i padri per i figli. Non tu vuol dire questo, non soltanto puniti, ma non verranno fatti morire. Usa il termine morire. Verranno fatti morire. Matalmudora, sì, ma come la Matalmudomar, ma come interpreti questa affermazione della Torah? Imre la me celoyim tu avot bavon banim, uvanim bavon avot. Se noi interpretiamo che non verranno messi a morte padri a causa del peccato dei figli oppure dei figli a causa del peccato, della colpa dei padri, in realtà questo principio è già affermato da un altro versetto, Ish Bechetot Yumar, tu. Sì, che poi è lo stesso versetto in realtà. E È la continuazione. se, la continuazione è lo stesso verso. Adesso dice, lo aiutò a votare al banim, banim lo aiutò alla votam, i padri non moriranno per i figli non moriranno per i padri, e Ish Bechetot Yumar, ognuno morirà per il suo peccato. Okay? Qui ci sono in realtà tre ripetizioni in questo verso. Allora, cosa dice la Gemara? Dice, allora, Ish Bechetot Yumar vuol dire che nessuno muore per il peccato di un altro, okay? Ognuno viene punito per i suoi peccati. Ma cosa vuol dire invece lo yum tuv avot al banim? Che vuol dire che non verranno, moriranno, letteralmente anche potrebbe essere non verranno messi a morte i figli per i padri per i figli. Ma posso chiedere una cosa? Sì. Nelle Midot si Sì, no, lo dice. parlo subito dopo. Ah, va. Lo dico subito dopo. Aspettiamo un minuto, ci arriviamo. E la vinto a volta al banim. Ah.
Arekwa Nemar Ishbekato Yumat Ella, ma quindi dobbiamo spiegare la prima parte del versetto, lo Yum Tu Avot al Banim, Be'edut Banim. Siamo costretti a spiegarlo che si riferisce che non verranno messi a morte a per la testimonianza dei figli. Uvanim lo Yum Tu Avot al Banim, Be'edut Avot. È la stessa cosa con che i figli non verranno messi a morte a causa come conseguenza della testimonianza dei padri. Okay. Uvanim bavon avot lo, ma è veramente Domanda, domanda. e i figli per i peccati dei padri? No, No, ma siamo sicuri? Perché c'è scritto Beaktiv poked avon avot albanim. ok. Allora, perché la stessa midotte di cui parlavo, poiché fai cadere il peccato dei padri sui figli. Ok, sono le socie semidotte. Scusate. Sì, vabbè. Allora, fa cadere il peccato dei padri e dei suoi figli. E questo normalmente lo diciamo che i figli pagano per le colpe dei padri. Okay. Poi, Atam. in un verso, ricordo mai, di Irmiyahu, in cui gli ebrei direbbero: Avot achluboser veshinne banim taken. I padri hanno mangiato agro e tu hai colpito i denti dei figli. Okay? Gli ebrei si lamentano di questo, di pagarla per i peccati dei padri. C'è una versione umoristica di questa Avot achluboser di Efraim Kishon, non so se lo conoscete, un Lo umorista israeliano vedi, conosci. di Rotterdam, In italiano, ha tradotto. che dice a proposito dell'Israele, diceva: Avota chluboser, i padri hanno mangiato agro, vishineh banim metsuyanot, invece i denti dei figli stanno benissimo, sono i padri che l'hanno pagata, noi invece stiamo benissimo, senza problemi. Ok, va Ok. bene. Poiché la volta Manim, come risolviamo questo verso? Risolviamo così: Beatam, in quel posto, cioè in quel caso, che Shochasim, ma se avotem beidem, è solamente che i figli pagano per le colpe ai padri, quando Shochasim, ma se avotem, quando i figli continuano la stessa trasgressione dei padri. Quando i figli si comportano Male come. male, continuano a comportarsi come si comportavano i padri, mantengono le azioni dei padri nelle loro mani, letteralmente. Che E dettaglio, paga. come abbiamo imparato, Beaf Vavonot Avotam Attem o Intam. Itam Imaco, sì, Itam Imaco, un altro versetto. E bisogna vedere parte delle creolotte che ci stanno appunto delle maledizioni, di quelle parasciò piene di cose. Una delle di queste è anche le colpe dei padri. Per queste colpe dei padri voi sarete colpiti o. Letteralmente Bavonota per le colpe dei padri, ittam imacu, con loro letteralmente si squaglieranno. Scelgo così, ma se avotem beidem, quando in effetti continuano le azioni sbagliate dei loro padri. Ok. Ta omer che scelgo così. Giusto? Tu Oh, dici. ma è che c'ho casino. Ma tu stai Oh, no. dicendo veramente questa cosa che quando continuano le azioni dei genitori? O e no, ella che scelgo così. Allora, oppure non è perfino, va aggiunto un affilo. Esatto. Perfino se non lo fanno, perfino se non mantengono le azioni dei padri. Tu dici, beh, ma tu sei sicuro? Cioè, sei sicuro che qui il testo dica soltanto quelli che continuano a comportarsi come i padri e non invece non voglio dire normalmente si paga le colpe dei padri?
Che c'è un casino, che c'è u omer ish becheto yomat, e quando il testo stabilisce e dice ish becheto, ognuno pagherà per le proprie colpe personali, a resho casin ma se avotem bdm. Vuol dire che soltanto se mantengono. Okay? Praticamente, che cosa fare? Ma confronti i versi. Da una parte, poiché da buona volta può essere benissimo interpretato come coloro che i figli pagano le colpe dei padri. Radice però, poi è un altro verso in cui mi viene detto ognuno paga per le sue colpe. E allora i due versi sono in contraddizione, apparentemente. No, perché il verso di cui il poiché da buona volta si riferisce al che c'è occasione di servo tempo. Ok? Voi sapete qual è l'interpretazione di Ovadias Forno su questo, su poiché da buona volta? No. Forno dice che in realtà non è... Allora, qui abbiamo un problema, che è un problema di giustizia. Ok? Se uno paga le colpe degli altri è ingiusto, semplicemente è un'ingiustizia. E quindi Agamera ci dice no, nessuno paga per le colpe degli altri, ognuno paga le sue colpe, cioè la responsabilità personale non è ingiustizia. Però la domanda di Sfondo è, va bene, d'accordo, è così, ognuno paga per le sue colpe, questo è sostanzialmente quello che dice lui. Però allora perché dirlo? Che le colpe dei padri cadono sui figli, perché dire una cosa del genere? Che senso ha? Okay. Basta dire isbeccatorio umato, ognuno paga per le sue colpe. E Sforno dice, in realtà è così, che in realtà si pagano le colpe dei padri. In che senso si pagano le colpe dei padri? Qual è la situazione? La situazione è quella in cui in realtà i figli ripetono gli sbagli dei padri. Normalmente succede questo. E quindi il Casima è la situazione normale. Normalmente i figli continuano con quello che fanno i padri. A volte succede il contrario, ma in genere i figli continuano con quello che fanno i padri. E quindi in realtà stanno pagando le colpe dei padri. Se non avessero avuto quell'esempio in famiglia, quella educazione, eccetera, eccetera, non l'avrebbero fatto, forse. E quindi in qualche modo pagano le colpe dei padri. Questo è quello che dice Sfondo. Fermo restando che ognuno viene punito per quello che fa e non per quello che hanno fatto altri, però in realtà quello che hanno fatto altri ricade su di me. E perché si indica un certo numero di generazioni, 3, 4, cioè... Perché si suppone che a un certo punto, che a un certo punto finisca sta cosa, non duri in eterno. In realtà però Sfondo dice anche una cosa diversa, dice che però nel popolo ebraico c'è un modo di uscire da questo, da questa catena, e il modo di uscire da questa catena è Yom Kippur. Yom Kippur rimette tutto in discussione, e quindi se io riesco a rimettere in discussione la mia vita, eccetera, eccetera, a questo punto questa catena si spezza. Senza approfondire, senza andare avanti, però è stato sollevato questo problema anche per l'Ucraina, cioè questa cosa, perché qualcuno ha ricordato la storia del popolo ebraico in quel posto. Vabbè. E vediamo. Velo. Ma veramente no? Siete sicuri che le colpe dei padri le cadono sui figli? C'è un ping pong tra tutte e due le cose, cioè questa è bellissima. Ve'achtiv, non è forse scritto ve'kashelu ish ve'echav, no? Ve'achiv. Ish bavon achiv. Ok, questa è la, forse la fonte più forte da questo punto di vista. C'è scritto ve'kashelu ish be'achiv, che cadranno, inciamperanno, e parashei be'fukotai, inciamperanno uno nel fratello, cioè uno inciampa nel fratello, ok? Come interpreta il Chachamim, inciampa nel fratello, ish be'avonachim, uno nel peccato di suo fratello. Quindi ci sono persone che inciampano nel peccato degli altri, e quindi questa veramente sembra essere una smentita di tutta questa teoria. Sì, però anche in questo fa parte di un gruppo di maledizioni, cioè se noi ci comportiamo male cadrà,
giusto? Ma, però stiamo parlando di nuovo, io pago per le colpe di qualcun altro. Sì, una responsabilità collettiva. Cioè. Questa è l'idea. Melamed, A me ci fu questo ci insegna che ognuno è responsabile anche sì, per gli altri. okay. Ognuno è garante l'uno per l'altro. Col Israele, Revimse, Basè. Tutto Israele sono responsabili l'uno per l'altro. Ma poi in maniera meno edificante di come ce la vendiamo di solito, a dire la verità, perché noi ci Eh? siamo. Ma qua è meno edificante di come ce la vendiamo di solito. Diciamo che Non ci la piace. vediamo in positivo, invece Esatto, più qua in è negativo. negativo. Non so se l'abbiamo letta sta cosa. Tam, Sham, Sheayab, Yadam, Limchot, nel caso che viene citato, che c'è la possibilità di protestare o di rifiutarsi di partecipare a. No, di impedire in realtà. Allora, guarda, è letteralmente di dire di no. Quando io ho la possibilità di fare in modo che uno quella colpa non la commetta e invece non faccio niente, a questo punto pago anche per la sua colpa. Questo è Revinze Basè. Non che in generale sono responsabile di tutto quello che fanno gli altri, però se io posso intervenire sugli altri e posso evitare che lui faccia una cosa e non lo faccio, a questo punto pago anche per le colpe degli altri. Quindi è il problema dell'indifferenza. Insomma, se io mi faccio la mia vita senza preoccuparmi del fatto che un altro non faccia le cose sbagliate, beh, quando posso farlo, che è ben chiaro, quando ho un'influenza o qualche capacità di influenza, a questo punto parlo anche per le sue colpe. Ok, e siamo a pagina 28 all'inizio. Ashkachan avot levanim, vanim lavot. A questo punto abbiamo trovato finalmente la fonte per poter dire che i padri non devono testimoniare i figli non devono testimoniare i padri. Le E conce Ken, le poi c'è che ne ha maggior ragione, avot le adade banim. Le adade. Vuol adade. dire? A volte le adade? Uno con l'altro, Chi? I giusto? padri. I I padri con. padri l'uno con l'altro. Chi sarebbero i padri l'uno con l'altro? Sarà il fratello del padre, giusto? Eh? Era lo zio anche? Fratello, fratello, Il il fratello. padre. Quindi il padre uno con l'altro, che sono fratelli, che sono un grado di parentela molto, molto forte. Nel caso però, questo non l'abbiamo fatto, comunque stiamo leggendo nuovo, comunque, Banim e Levanim in Alan, invece nel caso dei figli con i figli, in questo caso sarebbero col cugino, Cugini. con Quindi i Banim le Banim, figli con figli, cioè cugini. cugini. Cugini, non è confronto all'altro. In Alan, da dove? Giusto? Sì. Domanda? Sì, questa è la domanda. Ok, Imken. Lichtov che era lo yom tu avot al ben in questo. Alben. Allora, attenzione, qui adesso troveremo una serie di interpretazioni che sono basate tutte sul uso delle parole nel verso, sul qualcosa in più che c'è nel verso, eccetera, eccetera. In realtà tutto l'interpretazione è tutta basata su delle parole inutili o che potevano essere diverse. Okay? Poteva dire, dice, se non avesse voluto comprendere i cugini, doveva dire lo yom tu avot al ben, non moriranno i padri per il figlio, non per i figli. Il fatto che dica figli aggiunge i cugini. Mai Banim, perché allora c'è scritto Banim, di Afilu Banim Leadade, perché per comprendere anche i figli tra di loro, quindi tra cugini. Ashkachan Banim Leadade, e qui abbiamo trovato quindi la fonte, come prima, i figli tra di loro. Banim Lealma, Minarano. Minalan. Ok, cosa vuol dire Banim e Alma Minarano?
figli in generale da dove? Allora, qui la domanda che viene posta è questa. Se non si tratta di figli che testimoniano sul padre, sui cugini, eccetera, eccetera, ma di persone, di figli che sono insieme in una testimonianza. Su un altro. Ok? Allora, due fratelli testimoniano su un tizio che ha ammazzato una persona. Okay. Questi due fratelli sono, questa è la halakha è che questa testimonianza non è valida. Okay. Se sono due fratelli insieme che testimoniano, la testimonianza non è valida. Okay. Domanda, qual è la fonte di una cosa del genere? Questa è l'alakha, in realtà si sa già che è l'alakha. Ma la domanda, qual è la fonte di una cosa del genere? Da dove lo tiriamo fuori una cosa del genere? Che due fratelli insieme non possono testimoniare o due parenti insieme non possono testimoniare? Ma questo non contano neanche come uno? Non contano neanche come uno, non contano niente. Non valgono come testimonianza. Cioè, al limite si presenta uno solo dei due, per esempio, ma sì. non vale per condannarlo, perché uno solo. Sì. Ma comunque la testimonianza non vale in un beddin. Ok. Un beddin deve stare attento, il beddin deve stare attento che i giudici non siano parenti fra loro. Ebbi un problema io con qui. Facciamo un beddin, per fortuna ce ne siamo accorti in tempo, ed eravamo insieme io e Roberto Colombo. In quel momento non ci pensai, poi a un certo punto ci pensammo che non potevamo essere insieme, essendo coniati. Ci fai meno caso una cosa del genere. Allora, questa cosa da dove viene fuori? Non c'è il verso, per quanto tirare il verso, è un po' difficile tirarlo dal verso. Okay? Comunque questa cosa non è stata sollevata prima dalla Mishnah. La Mishnah non ne parla di questa cosa. Cioè lui... No, non ne parla. Però è così. Però si sa che è così. Allora. Ok, banim le alma minalan, amarra mi barachama, svara u. È una... come spieghi svara? Ragionamento. È un ragionamento. È un ragionamento. Non lo si deduce da un verso, ma è un ragionamento. Lo si fa in base a un ragionamento. Che detania en aidim ne sim zomemim, en aidim ne sim zomemim. Naasim zomemim. Nel caso in cui ad she isomu shneem. Ok, allora c'è una braita che riguarda gli edim zomemim. Okay, ricordo, gli edim zomemim sono i testimoni che testimoniano su una cosa e poi arrivano altri due testimoni che dicono in mano ai tem, eravate con noi mentre dite di aver visto questa cosa qui. Va bene? Questi sono gli Edim Zomemim. È la regola sugli Edim Zomemim che si fa ciò che hanno pensato di fare. Quindi hanno pensato di mandare a morte una persona, vengono mandati a morte loro. Ok? Questi sono gli Edim Zomemim. C'è una regola. Gli edim non diventano zomemim fino a che non vengono resi zomemim tutti e due. Allora, il secondo gruppo di testimoni arriva e dice: abbiamo visto il tizio e il tizio era con noi da un'altra parte. Però l'altro, sull'altro non dicono niente. Ok, l'altro teoricamente rimane un testimone valido. Ci siamo? Ok. Allora, questa testimonianza è smentita, sia ben chiaro, non vale come testimonianza. Però non si applica la regola degli Edim Zomemim. Si applica la regola degli Edim Zomemim soltanto se tutte e due vengono resi Zomemim. Mentre in quel caso si applica un'altra regola, che è quella degli Ede Sheker, cioè dei testimoni falsi, ma non degli Edim Zomemim, che è pesante quella degli Edim Zomemim. Si fa
ciò che hanno pensato di fare, pesantissima come cosa, soprattutto se si tratta di una cosa da pena di morte. Okay? Questa cosa si applica soltanto se tutte e due vengono resi somme minime. Mm-hmm. Fino a qui ci siete? Sì. Ok. Vei salkadatach banim le'alma kesherim nimza ezomem ne'rag bedutachiv bedutachiv. Allora, dice, se ti viene in mente che possono testimoniare insieme, per esempio, due fratelli, banim le'alma, a questo punto troverai che uno viene reso, viene ucciso a causa della testimonianza del fratello. Allora, abbiamo detto che però se uno solamente dei due viene smentito, l'altro non viene ammazzato con la fine. Non va la regola dietro. Se però vengono smentiti tutti e due. Sì. I due fratelli vengono, viene detto, ripeto, Zomemim, eravate insieme a noi. Allora, se fosse stato smentito uno solo, non veniva ammazzato. Ma visto che sono stati smentiti tutti e due, vengono ammazzati tutti e due. Quindi che cosa ha causato il fatto che venga ammazzato uno dei due? Il fatto che ci sia l'altro a testimoniare. Se non ci fosse dato l'altro a testimoniare, non verrebbe ammazzato. Quindi indirettamente uno viene ammazzato per la testimonianza dell'altro. No, scusa, anche se non erano fratelli i primi due. Capito, ma se non erano fratelli non ho problemi, perché uno viene ammazzato per la testimonianza di un'altra persona che non è fratello. Mentre in questo caso viene ammazzato per la testimonianza di uno che è fratello. È molto tirata. È tirata, sono d'accordo. È tirata, però attenzione, questo è il ragionamento. In questo caso uno viene ammazzato perché c'è un fratello che testimonia, va bene? Se non ci fosse stato un fratello che testimoniava, non veniva ammazzato. Sì, sì. È chiaro? Sono d'accordo che è tirata, non voglio dire che non è tirata, però questo è quello che tanto di dire. È come dire che due fratelli salgono sulla macchina, c'è un incidente e muoiono tutti e due, dice sono morti perché erano fratelli. No, sono morti perché stavano... No, non perché muoiono tutti e due, non c'entra niente, no, sono due cose diverse. È stato il fratello a provocare la morte del fratello, quello che guidava. Sì, questo è più carino. Ok. E a Marle gli viene risposto, a Marle gli viene da Rabba. Velita mech, secondo questo ragionamento, questo tuo ragionamento, Aditnan, abbiamo studiato. Ok, vabbè, leggiamoci tutto. Shoshachin. Shoshachin ve alef mitzaref imaem. Vechad mitzaref imaem. Are elu shosha ediot. Eduyot in questo caso. Eduyot ven edutachat leazama nimza ezomem meshalem mamon vedutachiv. Ok, attenzione. Allora, qui si porta un caso. Il caso è questo. Si tratta di un caso di Hazaka. Ok? Allora, che cos'è? Hazaka abbiamo trovato, non mi ricordo se qui o non mi ricordo più quando è che abbiamo trovato, ma comincio a perdere, non avrei più senso del tempo. Non so se abbiamo trovato in Ketubot qui. Se uno tiene un terreno per tanto tempo, anche se non è suo, è per Hazaka è suo. Okay. Allora, Hazaka è questo appunto, quello che ha detto David, qua che ha un terreno. Dice di averlo comprato, però non ha più il contratto di acquisto. Se da 3 anni questa persona è su quel terreno, ci sono testimoni che lui da 3 anni è su quel terreno, questo è sufficiente per dire che il terreno è suo. Ok? Chiaramente, a meno che uno non porti poi il contratto e gli dica no, non è vero, non è tuo. Però se questa testimonianza è valida. Allora, qui si rapporta un caso particolare di testimonianza sulla Hazaka. Il caso è poi questo. Che ci sono dei testimoni che testimoniano sulla Hazaka, ma non ci trovano dei testimoni che testimoniano sui 3 anni.
ma trova dei testimoni, ogni testimone testimonia su un anno, su un anno di casa capo. Quindi un testimone dice un anno, il terzo anno dice un altro anno, il terzo testimone dice il terzo anno. È valida. Allora, se questi testimoni sono tre fratelli che testimoniano. È un caso fatto. Ok, tre fratelli che testimoniano. E la testimonia in questo modo. Un fratello insieme a un altro, che non è fratello, testimonia su un anno. Un altro fratello insieme a un altro testimonia su un anno. Terzo fratello insieme a un altro testimonia su un anno. Ok? Quindi i tre fratelli non hanno testimoniato insieme. Però i tre fratelli hanno testimoniato in maniera diversa su quella stessa cosa. Valido, anche secondo quello che abbiamo detto prima, è valido. Domanda però. Ritorniamo alla questione dell'asama. Se devono essere resi zomemim, devono arrivare dei testimoni che dicono non potevate testimoniare perché eravate con noi di nuovo. Ora, però, c'è una regola sull'asama, in questo caso. La regola è che devono essere smentiti tutti i tre gruppi di testimoni. Ci siete? Sì. I tre gruppi, tutti e tre i gruppi insieme, se no non vale la regola di Asama, può valere la smentita della testimonianza, ma non vale la regola di Asama. Allora, se è così che i tre gruppi di testimoni vengono smentiti, vengono resi zomemim, di nuovo abbiamo il problema dei fratelli che in questo caso non muoiono, perché non si tratta di morire, ma si tratta di soldi, paga per la testimonianza dell'altro fratello. Siete? Sì. Però attenzione, qui siamo davanti a una halakhah. L'halakhah è che questa cosa la possono fare. Ok? Questa cosa la possono fare. Se il tuo ragionamento, dice Ravà, è che un fratello viene punito per la testimonianza di un altro fratello, anche in questo caso un fratello viene punito per la testimonianza di un altro fratello, se non fossero resi zomemin tutti e tre, non varrebbe, ok? Come asama. E quindi, però, in questo caso, ripeto, si fa. E quindi non funziona il tuo ragionamento. Posso chiedere una cosa? Sì. Ma uno non può venire incolpato anche, non so, di un furto o cose del genere con la testimonianza di suo fratello, giusto? Certo. Ma qui non si tratta sostanzialmente di tutto un dispositivo che rende che impossibile questa situazione di zomemim. Cioè, come succede per altre cose, Sì, no, rende molto difficile. Non, sì. impossibile no, no. Impossibile direi di no. Lo rende molto difficile, certo. Cioè, c'è un dispositivo di questo tipo, e di zoomemine è una cosa pesantissima. Come i figli che potrebbero essere uccisi perché si Figlio ribellano. ribelle, il Bensorerum re, il figlio ribelle. Sì. Lì la cosa è portata all'estremo. Nel senso che lì veramente la Gemara lo rende impossibile. La Gemara veramente lo rende impossibile. Tira fuori delle regole che rasentano la follia per riuscire a per creare il benso e l'umore. Tira fuori. Qui non è impossibile. Lo limita molto, ma non è impossibile. Sì, però credo anch'io che ci sia una logica del genere. E il problema è che a me non sono molto contenti della faccenda delle zomem, lo si vede da altre cose. Cioè, praticamente quello che abbiamo visto prima è che quello che dicono prima, se fosse dipeso da noi non avremmo mai messo cosa della regola del genere. C'è perché ce n'è la Torah, non possiamo farci niente. La Torah lo dice in maniera esplicita, a questo punto non possiamo farci niente, però se avessimo dovuto ragionare non l'avremmo messo. E quindi la conclusione è che la casacca può essere frazionata, la testimonianza sulla casacca. Eh sì, no, questa è l'alaha, però se vale il ragionamento di prima, noi dovremmo dire anche in questo caso che Non un è valido, fratello invece è valido.
viene a essere pagare del denaro per la testimonianza dell'altro fratello. Eppure lo accettiamo. Perché lo accettiamo? Quello che la Gemara dice è la Asama Me'al Makat. L'Asama viene per conto suo. Ed è quello sostanzialmente che diceva Davide. Ci arrampichiamo sugli specchi. Non puoi dire che un fratello venga punito per la testimonianza dell'altro fratello. No, viene punito perché arrivano dei tizi che gli dicono non potevi fare questa testimonianza, non perché c'è un fratello che testimonia con lui. E quindi l'Asama viene da un'altra parte, non viene dal fratello, viene da qualcos'altro. Ok? E quindi non arrampicarti sui vetri dicendomi che qui noi rendiamo il fratello punibile perché c'è un altro fratello che testimonia. No, lo rendiamo punibile perché ci sono dei tizi che dicono voi siete stati testimoniando il falso. E non sono non è suo fratello. Ok? Achinami Asamame Almakabi. Così dice, dobbiamo dire. Asama me'al makat, la contraddizione, no, poi c'è la squalifica, no, non si può dire squalifica. No, l'asama. Asama. Viene senza alcuna relazione col fatto che siano fratelli. Allora, qui a questo punto, di nuovo, si prova invece a vederlo dal verso. Ella in Ken, Ichtov kara uven alla volta. Il testo avrebbe dovuto scrivere, se voleva, non voleva scrivere banim insieme, cioè i figli insieme, avrebbe dovuto scrivere uben alla volta, un figlio per i padri. Visto che scrive inami, em alla volta, oppure essi per i padri. Ma i ubanim, perché dice uvanim al plurale? A filo banim le alma, perfino banim insieme, e quindi banim che possono essere. Quindi di nuovo lo impareremmo dal testo e dal fatto che nel testo si usi il plurale due volte. No, questo verso è una manna per i Chachamim, perché ci sono talmente tante ripetizioni e talmente tante cose inutili che ci si può sguazzare per trovare punti di appoggio. Va bene? Ok, ci fermiamo qui. Spiace. Grazie, ciao a tutti. Grazie.